Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione di Sport Today che si apre parlando di calcio. Le sanzioni dopo quanto successo nella gara tra Ascoli e Perugia, la chiusura in particolare della curva sud e poi una multa comminata alla società, ma facciamo il punto. Chiusura della curva sud Rozzi per 2 giornate e multa di 2.500 euro alla società bianconera. Questa la decisione del giudice sportivo per gli episodi legati al match con il Perugia di domenica scorsa. La sanzione, comminata anche per la diffida arrivata dopo la gara interna con il Lecce, è dovuta, si legge nel referto, ai cori inneggianti, alla discriminazione razziale, ai cori offensivi verso l'opposta tifoseria, ai petardi e ai fumogeni lanciati nel rettangolo di gioco dal settore ospiti. Nel frattempo, la squadra ha ripreso oggi la preparazione in un gelido città di Ascoli in vista della sfida con il Prato di domenica prossima, per cui la società ha lanciato l'iniziativa Keep Calm and Noi con voi, voi con noi. Un segnale di condivisione, comprensione e sostegno, si legge nel comunicato ufficiale dell'Ascoli, verso le categorie dei ragazzi under 25 e disoccupati. Da domani, per questa iniziativa, sarà possibile acquistare a soli 4,50 euro il biglietto per il settore distinti, anche perché, ripetiamo, la curva sud resterà chiusa. Andiamo con il volley, in particolare con la Lube. Dopo la pausa per la nazionale si torna in campo. La Lube vuole riprendere a correre dalla trasferta di questa sera in Calabria, in particolare a Vibo Valentia. Vediamo. Vibo ha un'ottima squadra quest'anno, come di solito la società riesce a fare degli ottimi gruppi. E quindi anche quest'anno sarà molto dura riuscire a imporsi a Vibo, e lo sarà ancora di più perché raccoglieremo i giocatori a Roma domani, e quindi insomma ci sarà anche poco tempo per preparare la partita. E siamo più o meno come prima, Simone adesso è pronto a darci un grosso contributo per la seconda linea. È chiaro che un giocatore che è fermo a così tanto tempo deve rifare la preparazione, quindi ancora passerà del tempo per vederlo al 100%. Paperoni ancora è ai box per la partita di Vibo. Abbiamo fatto una buona partenza, abbiamo giocato bene anche le partite di Coppa. Adesso però bisogna confermarsi mantenendo la concentrazione sia sul campionato sia appunto sulla Coppa, che ci vedrà protagonisti settimana prossima in un incontro decisivo contro il Novo Sibisk a casa loro. Ci sarà poco spazio per l'allenamento perché i viaggi saranno lunghissimi, però insomma bisogna tenere alta la concentrazione, bisogna studiare molto l'avversario, bisognerà studiare molto l'avversario, bisognerà recuperare in fretta, e su questo lo staff può fare tanto per aiutare la squadra. Fare dei punti pesanti per passare questo girone di Coppa dei Campioni che è complicatissimo, mantenere la leadership nel campione italiano, perché è una cosa alla quale teniamo molto. E chiudiamo con i risultati del consorzio Ancon. Domani sera su ETV, come sempre, Sogno Anconetano. Faremo il punto su quanto succede in casa Ancon con il consorzio. Si parlerà Sogno Anconetano a partire dalle 21:30. Mario Fusario sarà l'ospite di domani sera, ma partiamo dai risultati del weekend, di cui poi se ne parlerà domani. Basket femminile di serie A2, PFF Group Ferrara battuta dalla Vesta Droptec Ancona per 66 a 63. Poi la nona giornata del campionato di basket maschile Serie C regionale Girone B, la cestistica Ascoli Piceno contro la Globo Stamura 72-68, è stata sconfitta la Globo Stamura. Per chiudere poi la pallavolo femminile Serie D Girone B, Achifix Conero Planet contro Libertas Iesi, vince Iesi 3-0. E con questi risultati si chiude questa edizione di Sport Today. A voi come sempre, grazie di averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.